Buongiorno a tutti amici di Techzilla, siamo a Barcellona, un evento pre-Mobile World Congress di Huawei e ora ho in mano l'Ascend G6, un nuovo dispositivo presentato da Huawei che ricorda molto da vicino le linee che sono del P6. La differenza sta nella batteria, cioè nel vano dietro appunto che si può aprire, ma se non sbaglio la batteria non è affatto removibile, ora non posso aprire perché appunto è bloccato qui, ma come si può intravedere la batteria non è removibile. C'è la possibilità di inserire la SIM e micro SD. Ora chiudo un po' tutto, parlo un po' delle caratteristiche tecniche. Ha uno schermo qui davanti che è una diagonale da 4,5 pollici, 960x540, quindi QHD, ovviamente non 4K ma un quarto del Full HD. Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon MSM8926 quad core a 1.2 GHz, quindi nemmeno una CPU MediaTek. Ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel mentre una anteriore da 5 megapixel, entrambe fanno video in Full HD e hanno opzioni grandangolari per gli autoscatti o comunque foto di gruppo. La versione montata adesso è la di Android, è la 4.3, quindi abbiamo l'ultima versione di Jelly Bean, ma nell'aria c'è odore di KitKat. La Emotion UI è la 2.0 Lite, ormai la conosciamo tutti, senza app drawer, con le icone personalizzate da Huawei, 1 giga di RAM, 8 giga di memoria interna, batteria da 2000 mAh, non sappiamo cosa aspettarci da questa batteria. Comunque le dimensioni sono abbastanza compatte per essere un 4,5 pollici, c'è un pochino di cornice rispetto agli standard attuali, però è un dispositivo tutto sommato leggero e compatto, infatti sono 140 i grammi del dispositivo. Comunque un dispositivo interessante che viene è stato presentato ad un prezzo di lancio di 249 euro, ovviamente in Italia dobbiamo vedere come se la caverà tra tasse e quant'altro, ma non vediamo l'ora di vederlo e di provarlo anche noi. Un saluto a tutti da Tony.